questa aiuta sopra e qui in mezzo, guarda come si sta. Ah sì, vedendo, l'ho vista, no, pazzesca. Questa si usava in cantiere, si usava anche il panno militare. Noi facevamo le tende. Sai come si usava il panno militare? Cosa si usava addirittura ai tempi di Napoleone? A lisciare le cornicioni, i cornicioni. Quando uno deve fare il cornicione, no? Allora mette là, mette la guida, la, poi con questa, sagomata in modo che track, è come una rotaia, no? Puntava le mani, ma il fine sopra, quando si passava all'ultimo passaggio, per lisciare, non c'è il tarocino, non esisteva neanche, allora prendevano il panno militare, messo sul legno, ricordato, allora il partitice va bene, ma dove c'è il rotondo? Con le mani, con il nero. E col panno in fuori anche io una giornata per visitarla domani in giornata, ma dico quando ne volte tre diciamo questa facevo due rotondine per dici e l'altra facevo così, no, perché devo fare il trattamento, diciamo sabbia e cemento, la tiravo, veniva, la toccava più perfetta. Perfetta, saranno delle perfette bella, che come come faccio adesso, sì sì sì, era lì. Perfetta, ma no, purtroppo lavorando tanto però, in centro. Perché potesse prendere ben la tinta? No, ma guarda, io parlavo di avere liscia, ma la sabbiolina sopra. Ma era un po', non era proprio giorni, c'era sempre sì, la settimane, perché l'ho trovato lì, ho preso. Dopodiché si lasciano un po' verde. E ho messo sul tocco del legno. Cerca di prendere le viuzze, come dire, non i colori principali. Bellissimo. Ecco come fa.